Una vittoria importante, quanto vale nel bilancio di questo gennaio, un mese sempre particolare? Ma vale tantissimo, soprattutto per quanto riguarda la settimana che abbiamo passato, perché è impensabile pensare di aver fatto una prestazione del genere dopo tutte le voci che sono uscite, interviste, voci di mercato, gente che era già partente con la valigia in mano, giocatori che erano già qua, robe incredibili che non ho mai visto. E non si considera che abbiamo 30 punti e che manca ancora una partita al girone di andata e parliamo del niente. Una prova maiuscola di nobile botta. Chi dei due è stato più decisivo? Sono stati decisivi tutti i giocatori che sono andati in campo perché Botta ha fatto il suo, Nobili ha fatto il suo, la difesa ha fatto il suo, hanno giocato tutti bene. Abbiamo sofferto gli ultimi 20 minuti, ma ci poteva stare perché c'erano dei giocatori che avevano dato tanto e quelli che sono entrati hanno fatto il possibile e quindi abbiamo portato a casa una grande vittoria. Il come, ripeto, non è che mi interessa più di tanto. Lescano un grande gol da bomber. È lui il titolare al momento? Certo, ha fatto gol e ha giocato titolare. Sono affari miei comunque chi è il titolare e chi meno. Come mai ha scelto di tenere a riposo Maxi e lanciare Bacio Terracina? Maxi, Bacio Terracina è come confrontare Ibrahimovic non so, Dybala, sono gio due giocatori completamente diversi. Non c'è questa domanda, proprio non c'entra niente. Casomai Maxi con Lescano, ho cambiato. Bacio Terracino ho giocato perché Maxi non può fare la punta esterna. Ho deciso di lanciare Lescano e mi è andata bene, punto. Ma Maxi ha sempre fatto il suo e ho cercato di mettere chi per il momento è in forma come sempre. Botta, le condizioni fisiche preoccupante? No, è stata una cosa di precauzione, ha sentito un fastidio perché ovviamente erano quasi 0 gradi e ci può stare che c'è stato un indolenzimento del muscolo e è stata una precauzione, quindi l'importante è che non si sia fatto male, comunque lo valuteremo bene martedì. Oggi, nonostante una buona prestazione difensiva, gli avversari sono riusciti a liberare diverse volte il terzo uomo al centro, facendo pesare l'inferiorità numerica in mezzo. Serviva più aggressività dai tre centrali o in questi casi è stato meglio attendere per non lasciare spazio alle spalle? La difesa ha fatto una grande partita e loro hanno 6 attaccanti tutti di categoria, l'unico che mancava di entrare penso che era Petrucci, poi li hanno usati tutti e noi siamo stati bravi a ribattere colpo su colpo, quindi è stata una prestazione di squadra. E io non mi limiterei a guardare questa cosa, io voglio festeggiare perché abbiamo 30 punti e manca ancora una partita al girone alla fine del girone di andata, quindi più di tanto non mi faccio questi problemi. Mister, poi ci chiedono se pensa che questo assetto con due trequartisti sia quello definitivo o comunque migliore, o se pensa che verrà adattato di volta in volta. Io non mi limiterei a pensare a queste cose qua. Io voglio festeggiare perché hanno fatto una grande partita. E i due ragazzi del 2001 sono stati per me encomiabili, come Masini, Enrici, la difesa in generale, D'Angelo, D'Ambrosio, che tutta la settimana che c'ha la valigia in mano e ha fatto una grande partita, Cristini, i due mediani, più quelli che sono entrati. Quindi lascia il tempo che trovano queste cose qua, queste analisi. Abbiamo vinto la partita. Abbiamo vinto la partita. Punto. E siamo messi bene in classifica, ma non mi interessa come siamo messi. Abbiamo fatto 30 punti e questi ragazzi mi hanno dato tanto, come ho detto l'altro ieri, e gli devo io molto. Ok? Si stanno impegnando alla morte e questa settimana, per fortuna, abbiamo chiuso i giornali perché era una cosa che non avevo mai visto da nessun'altra parte, quindi sono stati veramente bravi ad andare in campo e si sono regalati una vittoria, se la merita, se la sono regalati perché veramente era difficile giocare dopo tutte le voci che sono venute fuori e i bombardamenti a destra, a sinistra, sui fianchi, su determinati giocatori che non riesco a capire il motivo per cui vengono messi in discussione dopo 30 punti. Ok, abbiamo fatto 30 punti. Dovete ricordarvelo bene. E ci sono dei giocatori che sembra che hanno le valigie in mano, ma perché? Comunque, ripeto, io faccio il mio e faccio ancora i complimenti ai ragazzi e speriamo che se c'è qualcosa di concreto le cose si facciano e magari
cercando di evitare voci, eccetera, che fanno solo del male alla nostra concentrazione. Punto.